È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. L'ultimo incrocio con il Genoa gli ha regalato l'emozione più intensa della sua carriera. Con un gol allo scadere, Diego Perotti ha riportato la Roma in Champions League. Ma quella sfida ha segnato anche il destino di Pietro Pellegrini. Nel giorno dell'addio di Francesco Totti, il sedicenne ha trovato il suo primo gol in Serie A Team. Oggi inizia dalla panchina. Partita speciale per tre. Con la maglia del Grifone, Stefan El Shaarawy ha esordito in Serie A Team nel dicembre 2008. Torna al Ferraris carico di energia. In stagione sono già 5 gol e 3 assist. E soprattutto nessuna voglia di fermarsi. Riconquistare Marassi, in casa il Genoa ha raccolto un solo punto in questo campionato. Invertire il trend contro la Roma sa di impresa impossibile. I giallorossi vantano 12 vittorie esterne di fila, record in Serie A Team, ma il Grifone, dopo l'arrivo di Davide Ballardini, ha nuovi stimoli. Il Genoa regge bene all'urto dei giallorossi, la sfida che assicura 3 gol di media va all'intervallo sullo 0-0. Nainggolan ha detto cercare Dzeko di testa! Eusebio Di Francesco deve trovare la formula magica per invertire l'inerzia. Con l'ingresso di Grégoire De Frel e Shaarawy cambia raggio d'azione. Di Florenzi per El Shaarawy! Classico gol dell'ex per il Faraone. Ora anche Ballardini chiede aiuto alla panchina. Kolarov va a cercare la porta, Perin la spinge fuori. Il neoentrato Gianluca Lapadula approfitta della grave ingenuità di Daniele De Rossi. Fischio di Giacomelli, va la Padula! Dal dischetto si sblocca e segna il gol del pareggio. Cross sul secondo palo, dove deve raggiungere il pallone Kolarov dentro! La traversa di Strootman! La Roma alza il baricentro. Al forcing finale partecipa anche Patrick Schick, tornato in campo dopo più di 2 mesi. La Padula! Il sinistro alato! La serie record di vittorie in trasferta termina a Genova. I giallorossi frenano in classifica dopo 5 successi consecutivi. Continua l'effetto della cura Ballardini. Per il Grifone, altro punto dopo la vittoria di Crotone. Secondo me dal primo minuto il Genoa ha fatto una gran partita, erano decisi su tutti i palloni e c'è stato un grande atteggiamento di squadra. E sì, sono entrato e sono riuscito a far gol e sono contentissimo per il punto alla squadra. È un gol importante, che però non è servito, come hai detto tu, partita che avevamo controllato bene fino all'episodio del rigore, poi chiaro l'espulsione ci ha condizionato tanto. Non è mai facile giocare contro una squadra come la Roma, che ha grandissimi attaccanti, che sta facendo molto bene in questo campionato. Ripeto, un punto per noi guadagnato importante, che fa muovere la classifica e ci fa ben aspettare. È un pareggio importante contro una squadra più forte e soprattutto io vedo un grande atteggiamento, un grande spirito di squadra che è quello che sta facendo la differenza. Poi con le qualità che abbiamo possiamo appunto tirarci fuori, ma ripeto, con questo atteggiamento. Quello che riguarda noi, sì, un po' di nervosismo magari perché non riusciamo a sbloccare la partita, sì, l'ingenuità di Daniele, che non si lega tanto magari all'espulsione della Champions, è un po' differente, e qui dobbiamo ritrovare un po' di equilibrio e cercare di stare un pochino più tranquilli. Oggi giocavamo contro una squadra che probabilmente a livello europeo, se non mondiale, fra le
non so, 5, 6, 8, 10 squadre più forti al mondo, quindi davvero molto bravi i ragazzi del Genoa, molto molto bravi.